finalmente siamo arrivati in camera di mia sorella. Ci ho messo una vita. Sono le 3 di notte, per quello 3 e mezza. Sto parlando un po' piano, spero non mi sentiate, ma ci sono i coinquilini di mia sorella, che non è il caso di far troppo casino. E quindi adesso ci sistemiamo per la notte. Mia sorella è malaticcia, sta male. Ciao sorella. Quello è il mio letto, che adesso butteremo per terra e io dormirò lì. E comunque sì, cioè, mi è messo tantissimo a passare i controlli a Londra, i controlli del passaggio della carta d'identità, tantissimo. E quindi sì, sono arrivate alle 11:30, adesso sono le 3:30 e andiamo a letto. Forse, si spera, cioè a fare il letto prima. E domani si comincia con lo shopping. Yay! Primo giorno. La mia sorella è un po' più funzionale adesso. Stavo morendo, no, sto morendo ancora in realtà. Sto andando a fare colazione e sono solo le tipo le 10:30. Però vabbè, siamo andati a letto tardi, non per volontà nostra. E quindi adesso andiamo a fare colazione nel baretto che dice lei, che pare che bisogna assolutamente andare a fare colazione nel baretto che dice lei. La colazione è la cosa più importante. Aspettavo, guarda, era lì che aspettavo che montasse su. E dopo andiamo a Oxford Street, perché bisogna cominciare a fare shopping, no? Sì, tanti vestiti buoni che me li paga lei. Lei in realtà è contenta che io sia venuta solo per quello, perché per Natale gli avevo fatto tipo un buono acquisto da spendere quando sarei venuta. No, Mira, non è solo per quello, anche perché andiamo a vedere il Re Leone. Ah, ecco. Bello per fratelli, Sì. Siamo a Carnaby Street, in un caffè di una delle vie parallele, perpendicolari, e siamo in pausa perché fare shopping stanca, non so se si sentirete molto perché c'è il casino qua dentro, quindi stiamo facendo una merenda per cena, perché poi dopo andremo a vedere pranzo, una roba, una via di mezzo, sono le 3:30, e dopo stasera andiamo a vedere Re Leone, quindi non so se abbiamo tempo di mangiare prima, e quindi il musical Re Leone, quindi io mi faccio un po' di roba. Sono brownie, buonissimi. Il panino che sta scofanando mia sorella. Buono? Allora, siamo mezze morte e meno male che non si vede una mazza, perché ho delle occhiaie che arrivano più o meno al mento. Mia sorella poverina sta morendo, probabilmente si è presa un'influenza o qualcosa del genere, ma è morta. E stiamo a vedere Re Leone. Siamo seduti al nostro posto, che è abbastanza bellino. Per me, ok. Ed è per me.
e quindi adesso stiamo aspettando il suo spettacolo, speriamo che sia bello perché ne ho sentito parlare molto bene. E il teatro. C'è mia sorella che è super esagitata perché pare che ha trovato la soluzione a tutti i suoi problemi. Pare che dove abita lei tutti gli autobus arrivano lì, quindi abbiamo preso l'autobus diretto da praticamente il teatro che dovrebbe arrivarci, portarci fino a Brixton. Fino proprio alla fermata di Brixton dove abita lei. Ci abitiamo dove abito. Dove abita lei e dove io mi appoggio, quindi siamo in autobus. Siamo appena finito, abbiamo appena finito di guardare. Guarda fuori. Dice di guardare fuori. Questo è Waterloo Bridge. Quella salta. Ah, l'uovo. Waterloo Bridge, South Bank. Come dice anche la fermata. Sono una bugiarana. E quindi, sa quel che dice. E quindi niente, siamo appena usciti dal teatro e è piaciuto tantissimo, tantissimo. Il finale forse un po' ha deluso, perché sarà che io personalmente una delle mie parti preferite in assoluto è proprio quella dove c'è Simba che fa sulla rupa dei re e ruggisce tra la pioggia con le leonesse che gli fanno coro, quindi. E invece la fine non è stata così. C'era pure il sole alla fine. C'era pure il sole mentre ruggiva, no. Però la parte più bella è proprio, è stato l'inizio, quando cantano The Circle of Life, è una cosa meravigliosa, mi sono commossa, mi stavo per mettere a piangere, dico solo questo. Bellissimo, molto 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 bello. E se tu fai, mi fai da background. E quindi sono molto 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 stanca, sono solo le 10 in realtà, però siamo morte. Lei anche, quante volte l'ho detto che era freddata? Sì, l'ho detto un bel po'. Quindi adesso penso che andremo a casa e tipo moriremo. Secondo giorno. Andremo a una fiera vintage, non è proprio una fiera, è non è una fiera vintage, cos'è? Un mercatino vintage. Un mercatino vintage, non so neanche come chiamarlo, comunque lo fanno dentro a una chiesa, sconsacrata presumo. E non so dove andare. E sembra una cosa abbastanza figa, mi incontrerò con due mie amiche là. E mia sorella ancora non sa cosa fare della sua vita perché povera, cioè, continua a star male, quindi è tipo un momento dice mi raggiungo là e un momento dopo dice no mi interessa, vengo anch'io. Comunque probabilmente oggi faremo qualcosa di tranquillo proprio perché lei non sta al massimo delle forze e quindi andiamo lì, dobbiamo essere per le 12:30, abbiamo un po' più di tempo adesso, non so quando dobbiamo fare colazione tipo, anche se già sono le 11:10. E poi vediamo com'è questa cosa, che pare che sia, cioè, da come si prospetta è abbastanza figa, anche se dubito che troverò qualcosa onestamente, però le taglie, però magari vediamo. Tu cosa che hai preso? Il muffin, bacon e uova? Scotta? No, tardi, adesso ci sei. Ci siete tutte.
di essere riprese. Siamo in fase digestiva. Sì, abbiamo mangiato un paninazzo, a parte Anna che ha preso il milkshake, che comunque era enorme. Abbiamo preso il paninazzo. Il vaso di milkshake. Il vaso di milkshake. Molto buono. Il panino era molto bello. Okay. Gourmet, burger, qualcosa. Kitchen. Gourmet Burger in Kitchen, perché l'hai letto lì in realtà l'ultima parola. No, perché mi ricordavo la sigla GBK. Ah, giusto, ok. Ah, sì, gourmet, guarda. Guarda. Qua? Sì, ho capito. Non è che ti risponde. Guardando male. Adesso andiamo a... Dove che andiamo a... Come Garden? Anche se in realtà siamo a Candentown. Che devo rispondere? Candentown? No. Niente Candentown. Non ci piace Candentown. Andiamo a... Come Garden? Per poco però, perché poi dobbiamo andare a trovare una sua amica. Dove che siamo? Come Garden. E cosa facciamo adesso? Andiamo a... No, facciamo shopping. No, non è vero. È una cosa veloce perché poi dobbiamo andare a trovare una sua amica. Non so neanche come sarà questo, questa bellissima inquadratura. E niente, io arrivo sempre a questi video di fine giornata in cui sono praticamente morta, sempre con i capelli più schifosi e mia sorella sempre con raffreddore più pronunciato. Comunque sì, sono le, non lo so, le 10 le 22.55, no, le 11. Dovevamo essere a casa presto stasera in realtà, ma non è successo. Siamo andate fuori con sue due amiche a cena, non a cena in realtà, aperitivo, che poi è diventato un non so cosa. Comunque abbiamo tirato tardi e quindi sì, è stata una serata divertente. E quindi adesso andiamo a Nannina. Domani è l'ultimo giorno per me qua a Londra e andremo a caccia di stoffe. Yay. Ho una mezza giornata più o meno, poi dopo devo prendere l'autobus che mi porta in aeroporto per tornare a casa. Ma nel frattempo Nanna, un asciugamano dietro che è proprio bello così, con la controluce. Ancora più controluce. Ecco, così molto. Comunque, ultimo giorno, oggi vado a casa. E stiamo uscendo, sono solo le 10:30. Andiamo a fare colazione, brunch, non si sa cosa. E poi dopo andiamo in questo quartiere che non mi ricordo come si chiama, ma c'era scritto da qualche parte. Shepherd Bush, non so. No. Comunque, sì, c'è la zona. Vabbè. E che ho scoperto grazie a un blog, Nicoletta, di Nuvole di Quari, e quindi andiamo a vederli perché sono curiosa di vedere cos'è questa via con tanti negozi di stoffe, anche se in realtà mi devo contenere perché ormai la valigia è già abbastanza pienina. Era vuota quando era vuota, non so, questa dei problemi. Sono stata brava, non brava, vabbè. Se torno a casa, questo è l'ultimo video che faccio e sono all'aeroporto, quindi sto per prendere il volo e farò l'ultimo un po' di shopping preso da Mac, dopodiché è così.